Hello guys, benvenuti in questo nuovo video. Dopo l'apertura del seguente prodotto, ossia la collezione leggendaria 5D's, diciamo che è cominciato a diventare un po' virale in alcuni gruppi il fatto che questo prodotto contenga appunto la ristampa di Max Chi, che è assolutamente vero. Ma bisogna considerare il fatto che, come ho anche specificato nel video precedente, che potete andare anche a recuperare, in cui trovo obiettivamente anche il Max Chi, il prodotto risale al 2014, a quasi 10 anni dalla data odierna potremmo definire. E appunto, prima della fine dell'anno e delle festività, volevo inaugurare, diciamo, un buon Natale, buone feste tramite questo speciale qui, aprendo per l'ennesima volta la collezione leggendaria 5D's, che è uno dei miei prodotti preferiti, un ottimo prodotto anche per chi gioca Edison o Tengu Plant. E che contiene, diciamo, anche carte simboliche come il drago Quasar cadente, lo Shooting Quasar Dragon, che è una delle carte più iconiche appunto dell'era 5D's e che è stato rilasciato ufficialmente per la prima volta in Europa tramite questo prodotto. Il motivo per cui ho deciso di aprire questo prodotto era: uno, l'avevo anche un po' preventivato, e due, mi sono accorto anche che la confezione era un po' danneggiata, quindi non ha senso tenerlo sealed. Mi piacerebbe per l'appunto condividere con voi l'ennesima gioia dell'unboxing che da piccolo purtroppo, non avendo tanti soldi da parte, non potevo fare chissà quante opening, mentre ora un po' mi sto sfogando, diciamola così. Quindi, oltre le forbicine blu dell'IKEA, prendo anche la sedia perché c'ho una certa età. Ah, vecchiai. Ma soprattutto se non siete iscritti al canale e vi piace un unboxing di prodotti vintage come questo o contenuti Time Wizard come Edison, Tengu Plant, Hat e altro, iscrivetevi al canale. Costa pochissimo il vostro tempo, ma fidatevi che supporterà sostanzialmente il mio canale. Mira ai 3.500 iscritti, quindi se riusciamo a raggiungerli per la fine dell'anno prossimo, sono contento. Comunque, tornando diciamo al prodotto in questione. Facciamo una breve panoramica. Abbiamo quindi 5 pacchetti con la classica plancia doppia faccia, poi Shooting Quasar Dragon che vi accennavo, anche i Black Cross assieme a queste tre carte, di cui due sono nordiche, uno degli archetipi più belli secondo me del gioco stesso. Togliamo il cellophane e soprattutto scrivete nei commenti se volete una deck profile nordic in merito al formato Tengu Plant. Ecco qua, quindi andiamo a rimuovere il coperchio, la plancia che come consuetudine metteremo sul tavolo, ma dall'altro verso quello dei Nordic perché ci piace di più. C'è da dire che gli artwork e proprio i concept dell'era 5D's sono veramente fighi. C'è gli Aesir, appunto i Nordic, quantomeno la mitologia norrena, anche i mortali terrestri, secondo me stra sottovalutati. Comunque abbiamo il promo pack e 2, 4 e 5 pacchetti. Sai che vi dico, io lo apro. Scherzone, facciamo questo speciale di Natale, lo facciamo bene, no? Quindi, come vi ho fatto vedere anche l'altra volta, Lord Jormungand, il serpentone che circondava il mondo, Fenrir, che mangia la mano a Tyr, Lampo Polvere di Stelle, il Black Rose Dragon, ma soprattutto, olè, lo Shooting Quasar Dragon, che è la carta che più si aspettava in questo prodottino qui, soprattutto quando ero piccolino. Quindi, ve le metto qui sopra. E procediamo ora all'apertura dei pacchettini. Ok, come al solito io non ricordo l'ordine delle carte. Abbiamo il Guerriero della Strada Common, Difensore Rottame, Torero Extra, Diapason della Creazione, della Forza. Questa è un'ottima carta, Ultra. Immortale Terrestre. Chakuchalua, mamma mia. Dovrei vedermi il concept primitivo di queste carte. Il porcospino secret, attenzione, e una reliquia nordic rara. Quindi mettiamo le foil, le vorrei mettere un pochettino qua, così sono anche in vista, e i pacchettini ce li mettiamo qui. Ok, diciamo che il TG Assaltatore è andato abbastanza bene, anche perché è una carta in crescita. Probabilmente la metterò sul market, quindi caso che siate interessati potete visitare il mio profilo Card Market qui sotto in descrizione, dove un paio di carte in vendita, sia magari del Modern, come appunto l'apertura della Rarity Collection, che potete controllare sul mio canale YouTube, dove trovo un bel po' di roba, ma anche carte vintage come appunto le seguenti. Ok, Fioriera Magica, uno skill. La Secret, oh, Corvo Delta Antico.
inversione. E l'ultra, non è vero, l'ultra già l'ho vista, sono deficiente. E le rimettiamo anche qui. Questo pack non è stato proprio il massimo, anche se questa è una carta molto molto carina. Chiedo un po' di venia per l'ombra in questo punto qui, ma non sono, diciamo, la mia postazione classica a Roma, ma sono sceso giù in paese al sud. Ok, bombardamento dei boccioli, alla nera contraccolpo, sintonizzare, ottima carta per il quick draw, turbo guerriero, manco mi ricordavo uscisse common, trago del vizio, Bora la lancia ultra, attenzione, questo è interessante. Il Granil, anche questa è una carta super interessante in Tengu Plant. La Secret, Synchron sconosciuto. Il detonatore di drago raro. Manco a te ricordavo la tua esistenza raro in questo pack. Ok, Bora lancia molto carino, molto 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 carino. Il Max C esce ultra raro per chi magari lo stesse aspettando. Non credo uscirà qua dentro, abbiamo già trovato l'altra volta. Però magari, diciamo, qualche altro ultra raro di Blackwing non ci fa schifo. Luci Nordic, forza spirituale, drago maestoso, mamma mia che bel drago stellare maestoso. Tiamo su un barriera, guerriero fulmine, questo non ce l'avevo proprio mai avuto, di ottimo per la collezione. Mazza, il signore del tempo, questo pure si trova qua dentro, e la secret, oh, manco a dirlo, maestra armatura la nera, secret, perfetto. Vabbè, tentacoli di rosa, questo ce ne frega poco, però lui, diciamo, certo spessore, poi ce li imbustiamo dopo con calma, io ho prese per prevenzione, ma diciamo che il Natale è salvo anche quest'anno. I miei soldi però sono stati spesi, quindi quelli sono un po' meno salvi. Ok, quindi ultimo pacchettino, inizializzare, Brisynchro, Diavason orologio. Questa è una carta che in Edison non la vedo spesso, ma secondo me è carina da provare. Rottame delle lame. Ok, andiamo con la prima. Oh, il Blizzard Ultra. Immortale terrestre Uru. Andiamo con la Secret. 1200. Oh, il Warwolf. Anche questa ottima, ottima carta che sembrerebbe in crescita. E a proposito di questo, io vi consiglio di procurarvi le carte per il formato Tengu Plant, non dico il prima possibile, ma fatelo, perché secondo me il 2024 per i retro format Tengu Plant avrà la meglio. Secondo me Edison, diciamo, secondo me comincerà un po' a declinare. E a proposito di questo, vorrei fare un video in cui parlo dei problemi in merito al formato Edison, ma appunto ci vedremo la prossima volta. E niente, procuratevi le carte per il formato Tengu Plant per risparmiare. Detto questo, io vi ringrazio ancora per aver guardato il video fino a questo punto, vi auguro un serenissimo e buon Natale, sperando possiate farlo, abbiate la possibilità di farlo, e soprattutto vi ricordo di seguirmi sui miei social, Instagram, Facebook, TikTok, ma soprattutto di unirvi magari al mio server Discord, in cui appunto la community è in crescita, siamo oltre 70 persone, quindi per i tornei, eventi, ma anche se volete compagnia, il Discord c'è. E se avete bisogno di qualsiasi cosa, chiedete tranquillamente. Quindi vi ringrazio ancora una volta per aver guardato il video fino a questo punto, e arrivederci al prossimo video e buone feste. See you next time and Merry Christmas!